Estate a Monte Carlo. Cristina D'Avena incanta sui social. La celebre cantante italiana ha scelto questa splendida località per trascorrere le sue vacanze estive, regalando ai suoi fan momenti indimenticabili. La splendida Monte Carlo fa da cornice a un'estate davvero scintillante per la nostra Cristina D'Avena. Le sue giornate sono piene di sole, mare e tanto divertimento, e lei non perde occasione per condividere tutto questo con i suoi follower. La cantante, amatissima icona della musica italiana, ha voluto condividere con i suoi follower momenti di pura gioia e relax nella rinomata località monegasca. Le sue foto e video trasmettono un senso di serenità e felicità che è difficile da ignorare. Le foto, pubblicate sui suoi profili social, la ritraggono radiosa e solare, mentre si gode il sole e il mare insieme alla sorella Clarissa. Le due sembrano davvero inseparabili e la loro complicità è evidente in ogni scatto. Gli scatti hanno subito catturato l'attenzione dei fan, incantati dalla bellezza senza tempo della loro beniamina. I commenti sotto le foto sono pieni di affetto e ammirazione, con tanti che esprimono il loro amore per Cristina. Cristina, con la sua energia contagiosa e il suo sorriso smagliante, dimostra che l'età è solo un numero. La sua vitalità e il suo spirito giovanile sono un esempio per tutti, e lei continua a ispirare persone di tutte le età. A 60 anni sfoggia una forma fisica invidiabile e un allure che non smette mai di affascinare. La sua presenza sui social è una testimonianza del suo amore per la vita e della sua capacità di connettersi con i fan in modo autentico e sincero. Cristina D'Avena è molto più di una semplice cantante, è un simbolo, un'icona che ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni. La sua carriera, iniziata negli anni 80, ha attraversato decenni, mantenendo sempre viva la magia delle sue canzoni. La sua voce, dolce e potente allo stesso tempo, ha dato vita alle sigle dei cartoni animati più amati di sempre, entrando di diritto nell'immaginario collettivo italiano. Ogni nota, ogni melodia, ha il potere di riportare alla mente ricordi felici e spensierati. Eppure, il tempo sembra non scalfire minimamente il suo fascino. Anzi, con il passare degli anni, Cristina ha saputo reinventarsi, mantenendo intatta la sua freschezza e il suo carisma. Anzi, Cristina è oggi una donna ancora più bella e consapevole, capace di incantare con la sua eleganza e la sua classe innata. La sua presenza scenica è ineguagliabile e ogni sua apparizione pubblica è un evento atteso con trepidazione. Le foto di Monte Carlo ne sono la dimostrazione. Sguardo magnetico, sorriso radioso e un fisico da urlo. La sua bellezza non è solo esteriore, ma riflette anche una profonda serenità interiore, frutto di anni di esperienza e di una vita vissuta con passione e dedizione. Le immagini di Cristina D'Avena in bikini hanno letteralmente infiammato il web. La cantante, con grande naturalezza, ha sfoggiato un corpo tonico e allenato, frutto di una vita sana e di una costante attenzione al benessere fisico. Addominali scolpiti, gambe slanciate e un décolleté mozzafiato. Cristina dimostra che a 60 anni si può essere più in forma che mai. Il suo segreto? Probabilmente la passione per il suo lavoro, l'amore per la vita e una buona dose di sana alimentazione e attività fisica, come una vera sportiva. L'estate 2024 si è rivelata particolarmente intensa e ricca di soddisfazioni per la nostra Cristina D'Avena. Oltre alla meritata vacanza a Monte Carlo, la cantante è stata impegnata in un tour estivo che l'ha portata a esibirsi nelle principali città italiane. I suoi concerti sono sempre un'esplosione di energia e divertimento, un vero e proprio tuffo nel passato che riporta alla mente ricordi felici e spensierati. Cristina sa come coinvolgere il suo pubblico, creando un'atmosfera magica e indimenticabile. La carriera di Cristina D'Avena, un viaggio nella nostalgia.
Ripercorrere la carriera di Cristina D'Avena significa intraprendere un viaggio nella memoria collettiva alla riscoperta di un patrimonio musicale che ha segnato indelebilmente la storia della televisione italiana. Ogni nota, ogni melodia ci riporta a un'epoca in cui la semplicità e la gioia erano al centro delle nostre vite quotidiane. La sua voce, inconfondibile e potente, ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani, diventando un simbolo di spensieratezza e allegria. Le sue canzoni non erano solo colonne sonore, ma veri e propri compagni di viaggio nelle avventure della nostra giovinezza. Dalle indimenticabili sigle dei cartoni animati come Kiss Me Licia, Occhi di Gatto e I Puffi, fino ai successi più recenti che continuano a risuonare nelle case e nei cuori di tanti. Cristina ha saputo rinnovare il suo stile rimanendo fedele a se stessa, conquistando così il cuore di nuove generazioni di fan. La sua capacità di adattarsi ai tempi, pur mantenendo intatta la sua essenza, è ciò che la rende un'icona senza tempo. Dagli inizi allo Zecchino d'Oro al successo televisivo. La carriera di Cristina D'Avena inizia prestissimo, all'età di soli 3 anni, quando partecipa allo Zecchino d'Oro con il brano Il valzer del moscerino. Da quel momento in poi la sua strada sembra già tracciata. La sua voce cristallina e la sua innata simpatia conquistano il pubblico, aprendole le porte del mondo dello spettacolo. Il successo arriva negli anni 80, quando inizia a interpretare le sigle dei cartoni animati trasmessi sulle reti Fininvest, diventando in breve tempo un'icona per un'intera generazione. La magia delle sigle, un patrimonio indimenticabile. Le sigle dei cartoni animati interpretate da Cristina D'Avena non sono semplici canzoni, ma veri e propri inni generazionali, capaci di evocare ricordi ed emozioni intense. Chi non ha mai cantato a squarciagola Memole, dolce Memole, Pollon combina guai o Magica, magica Emi? Le sue canzoni sono entrate a far parte del DNA degli italiani, tramandate di padre in figlio come un prezioso patrimonio musicale. Un successo senza tempo, che ancora oggi continua ad emozionare e a far sognare grandi e piccini. Cristina D'Avena, oggi, tra tradizione e innovazione. Nonostante il passare degli anni, Cristina D'Avena non ha mai smesso di sperimentare e di mettersi in gioco. Pur rimanendo legata al suo repertorio classico, ha saputo rinnovare il suo stile, collaborando con artisti di generi diversi e cimentandosi in nuovi progetti. La sua musica, pur mantenendo intatto il suo fascino nostalgico, si è arricchita di sonorità moderne e accattivanti, dimostrando la sua straordinaria versatilità artistica. C'erano una volta gli oggetti, un nuovo successo per Cristina. Tra i progetti più recenti di Cristina D'Avena spicca la sigla del cartone animato C'erano una volta gli oggetti, in onda su Cartoonito. Il brano, allegro e orecchiabile, ha subito conquistato il cuore dei più piccoli, diventando un nuovo tormentone per le famiglie italiane. La scelta di Cristina per interpretare la sigla del cartone animato si è rivelata vincente, confermando la sua capacità di parlare a diverse generazioni di ascoltatori. L'entusiasmo dei fan è la forza di un'immagine senza tempo. Le foto di Cristina D'Avena a Monte Carlo hanno scatenato l'entusiasmo dei fan, che hanno inondato i suoi profili social di like, commenti e messaggi di ammirazione. La cantante, con la sua bellezza acqua e sapone e la sua semplicità, continua a essere un modello per molte donne, un esempio di come si possa invecchiare con grazia ed eleganza. La sua immagine, fresca e solare, trasmette positività e buon umore, confermando la sua capacità di creare un legame speciale con il suo pubblico. Cristina D'Avena. Un esempio di vitalità e positività. Cristina D'Avena è molto più di una cantante. È un'icona pop, un simbolo di gioia e spensieratezza, un esempio di come si possa vivere con entusiasmo e passione a qualsiasi età. La sua energia contagiosa, il suo sorriso smagliante,
e la sua bellezza senza tempo continuano a incantare il pubblico, dimostrando che la vera giovinezza risiede nell'anima. Cristina è un modello per le donne di ogni età, un'ispirazione a vivere la vita con grinta, determinazione e un pizzico di sana follia.